Buongiorno a tutti, io ho voluto incontrare la stampa per chiarire, se mai ce ne fosse bisogno, quello che è il pensiero del nostro gruppo, quello che è il lavoro svolto in questi circa 3 anni di amministrazione, quello che abbiamo visto, che vogliamo correggere, che abbiamo chiesto. Ci sono delle cose che non riusciamo più a tenere a freno. L'ultima cosa in ordine cronologico che ci è successo e che non abbiamo, o quantomeno che abbiamo mal digerito, è stata l'assunzione, io la chiamo farsa, di un concorso per una persona e poi ne hanno assunte 24. A fronte di una popolazione che è in fermento economico zero, a fronte di una popolazione che soffre, fare un concorso per una persona e poi farne scivolare 24 non è segno di trasparenza, non è segno di buona condotta, tra virgolette, se si può usare questo termine in questa occasione, e quindi noi riteniamo che non abbiamo risposte da dare ai cittadini. Riteniamo un atto scorretto al massimo, non è per niente leggibile, per cui noi trasparenza non ne vediamo, e quindi siamo dalla parte dei cittadini a recriminare contro questo concorso. Lo dimostro il fatto stesso che ho depositato una richiesta di scioglimento di quello scorrimento. Mi hanno risposto che loro hanno fatto tutto bene, mi hanno risposto qualche giorno fa. Quindi la battaglia continua su questo fronte con eventualmente il ricorso a TAR o altro, e su questa base ci siamo confrontati l'altro giorno con il sindaco che ci ha mandato a chiamare. Abbiamo fatto una riunione di circa 4 ore dove effettivamente una risposta alle nostre problematiche non c'è stata. Quindi io a Natale e oggi chiedo l'azzeramento della giunta, quindi la rivisitazione di questa amministrazione, con la volontà, se lì dove ci fosse, di cambiare rotta. Se la rotta è quella usata fino a questo momento, ah no, non ci sta bene. Cioè, senza aprire il mercato, così come si usa dire il mercato delle vacche, dove ognuno va a chiedere qualcosa, quindi rimane l'amministrazione scoperta per tanto tempo. Significa mettersi a tavolino con le forze politiche che compongono questa maggioranza, con il sindaco stesso, e magari in una serata, finisse quando, cioè a qualsiasi ora, chiudere la partita e ricominciare da capo. Se non c'è questa volontà, per me è inutile continuare questa esperienza amministrativa insieme a questa maggioranza. Io voglio dire, a che pro l'assessorato in mano al sindaco dall'urbanistica? Chi sei sindaco? Se devi fare il sindaco, puoi fare il sindaco. Non credo che su 50.000 abitanti a Martina, e tra questi tantissimi professionisti, non abbiamo una persona, dico una, capace di poter occupare quel posto. Quindi il fatto stesso che uno lo vuole arroccare per sé, a me non la racconta giusta. Anche perché di urbanistica fino a questo momento nulla abbiamo visto. Se si pensa al discorso della rigenerazione urbana che si doveva fare, se si pensa che sono arrivati tanti progetti e nessuno l'ha potuto vedere fino adesso, l'abbiamo visto qualche settimana fa solo perché c'era stata da parte mia una richiesta, quindi non siamo entrati nel vivo, è un fatto che vede solo il sindaco, e questo fatto a noi non piace. Che cosa è successo in questi 3 anni? È successo che chi ha comandato e diretto la politica amministrativa è stato un gruppo di 3 persone. E non voglio fare nomi. Franco Angone, Antonio Sciampi e lo staffista Lorenzo Miccoli, che è il gruppo granitico
PC che noi conosciamo, perché la giunta di per sé risponde a loro tre. Noi in consiglio per 3 anni abbiamo solo ratificato quello che la giunta diceva che dovevamo fare. Se 2 più 2 fa 4, ci riportano tutti dal sindaco. È vero anche che forse anch'io avrei fatto lo stesso modo. Se la politica, se le forze politiche non si muovono, se le forze politiche non dicono che così è sbagliato, e in questo caso mi riferisco anche al Partito Democratico che aveva i numeri per poterlo fare, sono 11, da soli possono governare questa città. O noi gruppi politici, PD, MEP, non lo so se c'è ancora SEL o Puglia per Ven, non so se ancora questi gruppi esistono o se ci stanno, questi consiglieri stanno in maggioranza, se si fa un discorso equilibrato dove si ridà peso alla maggioranza, quindi al consiglio comunale che dà le direttive per legge, che ha la possibilità di controllare per legge, e qua Tommaso dopo vi dirà che noi abbiamo difficoltà a recepire la documentazione, siamo punte da capo, chi mi conosce sa, negli anni passati abbiamo fatto lotte in questo senso, abbiamo fatto denunce in questo senso, perché non eravamo in grado di recepire la documentazione dal nostro comune. Niente, io vorrei partire dall'incontro dell'altro giorno che abbiamo avuto. In questo incontro siamo, ripeto, molto sereno, ma credo che sia un punto di partenza anche per individuare quelle problematiche che per noi sono fondamentali. Antonio diceva che questa cosa è per noi è prioritaria, e anche per noi è fondamentale andare avanti in una condivisione di un percorso e l'individuazione di un metodo che eventualmente in molte attività dell'amministrazione sono state un attimino tenute non con la dovuta attenzione. Parlo di alcuni indirizzi e provvedimenti su cui noi abbiamo cercato di spingere, perché proprio finalizzate alla tutela dell'interesse generale dei cittadini, e che invece da parte della struttura, quindi da parte di alcuni uffici, non sono state tenute in considerazione. Io faccio 2 esempi che sono importantissimi, quelli dell'ufficio tributi, della gestione Soget, che per la cittadinanza è stata, diciamo, devastante, perché rispetto a un aumento di tassazione che ci veniva calata dall'alto, cioè dal governo, quindi andare a sensibilizzare la popolazione su questo, creare anche un disservizio a livello amministrativo, cioè un disservizio del comune ai cittadini, è stato ancora diciamo, più lacerante per la cittadinanza. Il cittadino, oltre al peso della tassazione, ha subito anche un disservizio da parte dell'ente, e poi le responsabilità di questa cosa devono essere individuate. Ora, io spero, il contratto con la Soget andrà a scadenza a maggio, gli uffici, noi abbiamo fatto in modo come amministrazione di dotare l'ufficio, perché era sguarnito, e quindi di dotare l'ufficio delle persone, delle professionalità giuste, software, attrezzature per poter far fronte internamente alla gestione dei tributi, che è la cosa fondamentale per la gestione del comune, perché se non ci sono le entrate giuste e la giusta tassazione, il comune non può dare servizi. Ma oltre a questo abbiamo più volte dato delle indicazioni per rivedere la politica economico-finanziaria dell'ente, perché il disservizio che annualmente, che poi ci trasciniamo da 20 anni, del servizio rifiuti, con un aumento della tassazione, proprio perché la norma nazionale ha detto che dall'inizio della TARES bisogna coprire al 100% il servizio rifiuti, e purtroppo diciamo, molti comuni hanno subito anche quella normativa regionale che ha bloccato la possibilità di fare nuove gare di appalto, quindi di rivedere i contratti con chi doveva gestire il servizio rifiuti, purtroppo
per tutta una serie di motivi esterni ma anche interni, mancato controllo da parte dei nostri uffici su queste cose, su questo appalto di rifiuti, l'ultimo diciamo così, come dire, il contratto di appalto prevedeva l'articolo 30, il servizio di rimozione, di spargimento di salve e di spallatura della neve. In realtà la Tradico non ha fatto questo servizio, per cui, o perlomeno l'ha fatto in maniera non opportuna. Sicuramente dico, non è che questa amministrazione non ha fatto nulla, perché sono state attivate altre procedure proprio anche in maniera prospettica per il miglioramento della qualità della vita di questa città, di una prospettiva migliore di questa città, però in realtà quello che poi diceva Antonio, il mancato collegamento e la condivisione dei percorsi e degli indirizzi che il Consiglio Comunale, che ha la prerogativa di fare queste cose, è stata, cioè gli indirizzi e l'attività dei consiglieri, di alcuni consiglieri comunali, sono stati mortificati nel tempo per tutta una serie di motivi, dicevo prima, dalla inefficienza della struttura e anche per una mancata focalizzazione, quindi di accelerazione su determinate cose. Io ho fatto un paio di esempi, ma ci potrebbero essere anche altri. Penso che sia in maniera costruttiva, senza andare oltretutto ad alimentare o a fomentare le cose, sia necessario questo momento di confronto sereno da persone civili, perché sicuramente noi abbiamo spinto su questo, ma sicuramente io penso che anche gli altri, tutti i componenti, le persone che fanno parte di questa amministrazione sentono questa necessità. Noi abbiamo avuto, e noi, proprio noi, io e Tommaso, abbiamo votato quelli che sono stati gli aumenti, no? Fatti ai cittadini, inteso che se servono i soldi vanno presi dai cittadini. Però nello stesso tempo noi diciamo, come dicevamo e come abbiamo detto 10 anni fa, ieri dicevamo abbassiamo i premi ai dirigenti, che erano una cosa insostenibile e lo stanno dimostrando i risultati, speriamo che vanno a termine, della magistratura. In questo caso noi diciamo abbassiamo i premi ai dirigenti di nuovo, ma addirittura portiamoli al minimo. Non si possono regalare soldi a chicca e sia, non so se si dice così. A parte il fatto che noi non abbiamo una dirigenza tale che ci consente di dire chissà quale dirigenti abbiamo. Quindi, primo, portare al minimo i premi dei dirigenti. Secondo, c'è una dirigente che personalmente non riesco proprio a metabolizzarla, proprio a digerirla, come si dice, non so. Sì, a digerirla, quindi voglio dire, in pratica noi stiamo chiedendo proprio l'allontanamento dell'Americo dalla nostra città. La riteniamo una congiura, cioè non una congiura, la riteniamo una disgrazia proprio per la nostra Martina, per i nostri cittadini. In assenza di Pasquale La Sorsa, si condivide le vostre posizioni o... Se Pasquale La Sorsa oggi stava qua con noi, significava che stavamo già fuori dalla maggioranza. L'assenza di Pasquale oggi qua sta a significare che noi ancora stiamo dando dei margini di spazi al sindaco per dire svegliati, fai qualcosa, azzera, ripartiamo da capo. Ma nell'azzeramento è previsto anche, cioè avete messo in conto la possibilità che perdiate il vice sindaco? Io non ho messo niente in conto, quello che metto in conto all'inizio è solo uno, l'intenzione di cambiare rotta. Se poi l'intenzione di cambiare rotta significa solo una spartizione di potere, lo andiamo a vedere.
Per me è politica quella che voglio fare, amministrativa. Poi il fatto di perdere il vice sindaco ce lo andiamo a vedere, perché dobbiamo capire perché lo dobbiamo perdere, per quale motivo, se non ci tocca più, se i patti iniziali non sono più validi, se i consiglieri iniziali non ci sono più o se ci sono, ci devono spiegare perché. Ma è un fatto secondario rispetto al primo fatto iniziale, perché non ci può essere il secondo passaggio se non c'è il primo. Se non c'è volontà di cambiare rotta, non ci serve né l'assessore né il vice sindaco, non so se ho detto in linea. Se invece non si cambia rotta, se invece si cambia rotta, poi la conformazione ce l'andiamo a discutere al momento. Chiaramente non abbiamo nessuna intenzione di perdere il vice sindaco, questo glielo dico. Ha parlato prima dell'Americo, è vero che non avete digerito bene la nomina di Michelina Silvestri dirigente dei servizi sociali? Ti ringrazio per la domanda, perché mi era sfuggito. Quello è ancora l'ennesimo orrore fatto da questa amministrazione, o da pochi, come dicevo prima, di questa amministrazione, in quanto sulla nomina di quel dirigente una riunione di maggioranza aveva già detto al sindaco di stare fermo, di aspettare, perché bisognava discutere. Durante l'emergenza neve ci siamo accorti che avevamo un altro dirigente in più, guarda caso molto ma molto vicino, sempre alle tre persone di cui facevamo riferimento prima. È come se stessero facendo i fatti loro, è come se stessero amministrando secondo un loro pensiero. Noi non esistiamo, perché ripeto, per quanto riguarda la Silvestri, in riunione di maggioranza, se non sbaglio, si era detto di sottacere un attimino, di aspettare, perché bisognava verificare bene questo fatto, è vero. Il discorso della dottoressa Silvestri, nulla togliendo l'esperienza e la capacità che lei ha avuto nel tempo, e eventualmente politicamente, non perché dovevamo dire noi chi individuare, però doveva essere individuato il percorso da attivare, cioè se aspettare la mobilità e fare concorso, oppure credo che questa cosa sia stata accelerata perché siccome prima il funzionario, cioè la delega la teneva il segretario, quindi De Carlo aveva sé la delega sia degli affari generali che dei servizi sociali, e una volta che il segretario è andato via, la nuova dirigente agli affari generali, che è anche vice segretario, credo che abbiano ritenuto opportuno dare subito questa cosa, però ripeto, non è il discorso della persona, del dirigente, quanto il fatto di condividere eventualmente il percorso da attivare. Abbiamo innescato una discussione che crediamo sia opportuna condividere anche con gli altri componenti di maggioranza, perché questo malessere non è soltanto nostro, credo che anche nel PD c'è una discussione, ancora saremo a vedere anche l'individuazione del capogruppo, c'è una discussione interna al PD, che è il maggior gruppo no, di rappresentanza all'interno dell'amministrazione, e dei rapporti, e anche loro hanno rivendicato una maggiore condivisione dei rapporti con l'esecutivo. Per cui non è che noi diciamo questa cosa e poi gli altri devono seguirci. Abbiamo eventualmente cercato di innescare questa discussione in modo tale che si possa poi condividere e capire se tutti insieme possiamo proseguire, per sempre nell'interesse no, della buona amministrazione, che le cose da modificare vengano modificate, che poi non si raggiunga il 100% no, di quello che è, ma cioè, c'è la buona volontà, è un confronto che si possa andare avanti nella maniera che noi riteniamo più opportuna. Però partendo dal presupposto che diceva Antonio, ma questa cosa, l'azzeramento della giunta, ma, dico, cioè da qui in avanti, cioè voi comunque non c'è una condizione sine qua non dice no, o azzeri la giunta, cioè io penso che innescare questo meccanismo e che possa poi portare eventualmente l'azzeramento della giunta, non vuol dire che non ci saranno forse gli stessi assessori, non ci saranno, cioè vuol dire che dobbiamo eventualmente rivisitare, potrebbe esserci una rivisitazione delle deleghe, ma anche dare l'indicazione
alle attività dei singoli assessorati che possano seguire le nostre indicazioni, perché ogni assessorato potrebbe avere qualcosa da modificare rispetto alle attività già fatte, non è che dice non hanno fatto nulla, però ecco, la condivisione del percorso dei vari assessori deve essere anche a quella dei consiglieri. Quale sarebbe la delega che secondo voi dovrebbe essere riassegnata? Adesso si parlava di deleghe e non di persone. Mi sembra di capire una statistica. Avete dettato tempi. Un attimo solo, sì. Allora, voglio dire, il fatto è sottile e formale, se volete. Persone, come mai, se c'è questa, come si può dire, questa necessità di cambiare strada, si parte dalla zona della giunta? Sì, il problema è intanto dire agli assessori che voi senza il consiglio comunale non siete nessuno. Quindi prendere atto di questo, cioè è una presa di coscienza che se i consiglieri non vogliono, voi siete zero. Quindi quando vi mettete a lavorare pensate che dall'altra parte ci sono 24 consiglieri. Quindi è proprio una presa di coscienza nella forma mentis di questa gente che oggi ha lavorato in un altro modo. Ma è proprio che si è creato un meccanismo tale di chiusura totale intorno al sindaco che non fa trapelare nulla, non deve trapelare nulla. Vi faccio un esempio. Si sono fatte delle strade a Martina. Siamo stati chiamati consiglieri a decidere su alcune strade, però attenzione, sono rimasti solo 20.000 euro. Chiaro? Cioè, voi decidete quale strada fare, poi venite da noi, quando proprio non sapete cosa, con 20.000 euro non si fa manco un marciapiede, non so se vengono. Quindi è sbagliata la forma mentis di questo tipo di conduzione di macchina amministrativa, per cui non è questione di deleghe o di altro, è questione per dire un attimino, scendete dal piedistallo, cari assessori, anziché comunicare, sa tutte quelle comunicazioni, ho fatto questo, ho spalato quest'altro, ho dato il telefono mio, io non ho avuto il telefono, magari me l'avesse regalato uno, cioè tante cose belle, tante comunicazioni, e i fatti, e i fatti. Allora voglio dire, scendiamo dal piedistallo, azzeriamoci come per metterci a zero, cioè riconosciamoci nulla e ripartiamo con un'altra mentalità. Questo è lo spirito di questo. I tempi, mi si chiedeva, i tempi del MEP sono dettati già dal primo consiglio, cioè io nel primo consiglio non voterò per questo in maggioranza, io voterò se c'è un provvedimento che verte, parliamo già di venerdì, non lo so quando, venerdì 23 c'è il consiglio, se per me c'è un provvedimento che ritengo giusto sia votato per il bene della città, io lo voterò, non lo voterò certo per spirito di appartenenza a una maggioranza, non so se, perché in questo momento non mi ravvedo, in questo momento voglio, non mi ravvedo nell'idea di questo tipo di maggioranza, quindi faccio l'ipotesi e forse chiarirà tutto. Se puta caso domani ci fosse il bilancio, con l'aumento ai dirigenti, io non voterò il bilancio. Non so se fosse domani. Quindi i tempi, io penso che nel giro di una decina di giorni, il tempo che il PD si aggiusti in casa, nel senso dico del fa il capogruppo, insomma si conforme, perché loro hanno avuto tante variazioni con lo scorrimento della lista, con tante altre cose, è chiaro che si devono trovare, per me passerebbe attraverso un discorso col PD proprio, fare un ragionamento, anche perché il PD deve chiarire se un'idea parte da questo gruppo politico, solo perché parte da questo gruppo politico non si deve fare, perché io vi posso garantire che se fosse ripreso da noi, adesso sarebbe in costruzione il cimitero di Martina Franca. Due cose sono state fatte con trasparenza reale, vera, che si può toccare con mano. L'assegnazione delle aree con il sorteggio, l'hanno sorteggiato le stesse persone, e se vi ricordate bene, l'assegnazione dei ragazzi come scrutatori, no? Per la prima volta. Due volte si è fatto anche l'europeo, per la prima volta a Martina sono stati, facevo parte della commissione elettorale, l'ho chiesto ed è stato fatto il sorteggio di tutte le persone, per cui voglio dire l'idea nostra è quella, è valida e va su questo tipo di strada. Oggi, e concludo alla domanda, i tempi sono molto brevi, anche perché l'amministrazione deve lavorare,
Quindi diciamo una decina di giorni, il tempo che possiamo parlare col PD, dopodiché il sottoscritto facciamo 15 giorni. Facciamo 15 giorni, fine mese.